Allora, io comincerei, è in arrivo la sindaca Raggi, comincerei con un saluto della terra, la nostra mascotte. Che lei sensibilizza sicuramente più di tutti noi i bambini di questo villaggio. Grazie Edi, grazie di essere salito sul palco. Allora io, assolutamente sì, in attesa che arrivi la sindaca, volevo solo dare il senso dell'iniziativa. Non sono nel tavolo dei relatori perché sono molto più autorevoli di noi, ma vorrei spiegare perché siamo qui e con quale obiettivo. Ecco, noi celebriamo ogni anno la giornata mondiale della terra, lo sapete, è il momento di sensibilizzazione più impattante al mondo, raggiungiamo nel mondo oltre 1 miliardo di persone attraverso l'opera di 50.000 partner distribuiti in 196 paesi e in Italia, che siamo arrivati tardivamente a occuparci di questa importante festa, siamo diventati ben presto una buona pratica internazionale e si sta anche lavorando alla celebrazione di un grande 50esimo insieme all'Earth Day Network di Washington, perché siamo alla 48esima edizione. E in particolare quest'anno abbiamo messo al centro, e lo faremo fino al 2030, gli obiettivi dell'agenda delle Nazioni Unite, i 17 obiettivi, e di cui qui abbiamo tra l'altro il più autorevole rappresentante italiano, che è Enrico Giovannini, e proprio con lui abbiamo voluto costruire questo villaggio multimediale con 17 piazze che mettono a fuoco questi obiettivi, ma soprattutto una grande piattaforma in cui l'impegno italiano per il raggiungimento di questi 17 obiettivi viene raccontato attraverso un modello di partecipazione che speriamo inneschi quelle sinergie funzionali che possono accelerare lo sviluppo sostenibile. Quindi noi siamo convinti che se tutti coloro che si impegnano, per esempio per la lotta alla fame o per la lotta al cambiamento climatico, hanno la possibilità di trovare un luogo dove scambiarsi informazioni, dove confrontarsi con la scienza, dove le aziende incontrano le associazioni, dove le istituzioni si appropriano della conoscenza di tutto lo scenario, ecco, allora siamo convinti che lì possano nascere quelle sinergie che accelerano i processi di sviluppo sostenibile. Sì, ecco, direi che possiamo toglierci tutti la giacca se perché fa caldo, il riscaldamento globale. Quindi noi lanciamo questa piattaforma con l'obiettivo di creare un acceleratore di sviluppo sostenibile. Già oggi, grazie, nelle 17 piazze incontreremo molti delle organizzazioni che si impegnano, però la piattaforma parte oggi, quindi la strada da fare è ancora molto lunga. Invitiamo tutti voi a partecipare a questa piattaforma, perché è una piattaforma di partecipazione che poi Enrico vi spiegherà sicuramente meglio. Queste 5 giornate, e poi mi taccio, le abbiamo quindi dedicate alle 5 P che raggruppano i 17 obiettivi, cioè People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Ecco, ieri su People abbiamo avuto un focus molto interessante internazionale sul ruolo che può giocare lo sport. Domani lavoreremo all'economia circolare, all'economia di comunione, all'economia civile come forme di economia che possono fare la differenza. Martedì i ragazzi del Festival dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile e degli stati generali dell'ambiente per giovani che il ministro ci ha aiutato a realizzare faranno un talk loro, quindi un talk show con i giovani che lanceranno dei video appelli alle loro generazioni. E poi mercoledì avremo il Cortile dei Gentili, quindi il Pontificio Consiglio della Cultura, che comincia quest'anno con noi un percorso per far sì che il dialogo fra le religioni, tra credenti e non credenti, fra movimenti religiosi e governi, possa contribuire a costruire questo sviluppo sostenibile. L'idea nasce proprio da uno spunto che ci ha dato il ministro Galletti a Bologna quando c'è stato il G7 Ambiente, dove ha voluto fortemente un dialogo interreligioso per la custodia del creato. Da lì è nata la scintilla anche insieme a Banca Mondiale e abbiamo potuto lanciare questo percorso, offrirlo al Cortile dei Gentili che lo ha sposato e che lo porterà avanti. Anzi, io chiederei a Giulia Braga di fare un piccolissimo saluto
per, in rappresentanza anche di Connect for Climate, l'organizzazione che ci consente di fare questo percorso, e poi aspettiamo la sindaca Raggi e lanciamo il talk. Grazie per Luigi, grazie a tutti e grazie ai relatori d'eccellenza che abbiamo oggi. Io lavoro a Washington in Banca Mondiale per un progetto di comunicazione su ambiente e climate change che si chiama Connect for Climate. Abbiamo iniziato questa avventura con Pierluigi e con Earth Day Italia qualche anno fa e siamo anche oggi lieti di essere qui e di supportare questo bellissimo gathering di giovani, istituzioni e società civile. È un momento molto molto importante, l'Agenda 2030 e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite ci spingono veramente a fare rete, a lavorare tutti insieme per proteggere il pianeta e per combattere i cambiamenti climatici. La creatività, i giovani e la comunicazione sono importantissimi ed è per questo che appunto siamo davvero lieti di supportare queste bellissime celebrazioni di Earth Day Italia. Grazie mille e buon lavoro ai relatori. Grazie Giulia. Ecco, ancora un minuto, la sindaca è proprio qua fuori che lancia l'ultimo palloncino, perché ieri abbiamo celebrato il Natale di Roma e con dei palloncini rigorosamente biodegradabili abbiamo espresso 2700 desideri, che sono tutti gli anni di Roma meno uno. Ecco, l'ultimo lo lancia oggi la sindaca Raggi, che è qui e che ci verrà presto a salutare. Ecco. Ecco, va bene, allora vi racconto solo un momento quelli che sono diciamo il format di questi talk show. Noi li abbiamo voluti snelli, quindi i conduttori televisivi che sono stati invitati a portarli avanti hanno un timing molto stringente, infatti questo ritardo peserà un pochino. Abbiamo una diretta streaming dell'ANSA e abbiamo anche un momento di alleggerimento, un momento anche di riflessione un pochino più pop, diciamo così, grazie al nostro testimone che quest'anno ci ha accompagnato dal primo giorno fino all'ultimo, quindi sarà veramente il volto dell'Earth Day 2018 e del Villaggio per la Terra 2018, che è Max Paiella. Io direi a questo punto forse di cominciare con Max. Buongiorno. Buongiorno, in onore del villaggio mi sono vestito di verde, ecco, per avere un pochino più di credibilità, grazie. E vorrei cantare qualche cosa insieme a voi per scongiurare l'esaurimento delle risorse naturali che un po' ci aspetta a questo punto. Vorrei cantare con voi qualche cosa di serio, come Noi siamo figli delle stelle di Alan Sorrenti. Sento che è una cosa seria, ma vedo che mi guardate perplessi, quindi per essere più credibile ho bisogno di invitare un amico, ho bisogno di invitare un amico che ci porrà di fronte a delle questioni, insomma, dandoci dei dati reali. Signore e signori, il professor Mario Tozzi. Mi metto qua. Sì, qua. Dove possiamo questo, fare. Questo sciagurato mi chiama per i dati reali, poi fa finta di niente. Cominciamo con i dati, tu devi ascoltare però. Ok, perfetto. Primo dato. In Italia qual è un'emergenza che abbiamo forte? È quella del consumo di suolo. Ora, dove sta lo sciagurato ministro? Lo sciagurato ministro ci ha provato in questi anni a fare una legge contro il consumo di suolo, non ci siamo però ancora riusciti a portarla fino in fondo. Ma il dato è che questo paese si mangia ogni giorno, ogni secondo che passa, si mangia tra i 4, diciamo, e gli 8 metri quadrati al secondo, ci sono diverse stime, di territorio nuovo. Ci si mettono case, ci si mettono infrastrutture, si bruciano, ci si fa qualsiasi cosa purché non ci si faccia quello che ci si dovrebbe fare, cioè lasciare più naturalità a questo paese. 5-6 metri quadrati al secondo non esistono in nessun paese d'Europa, in Svizzera è un metro per dire, ma in altri paesi è anche meno. Dunque questa è una delle vere emergenze che abbiamo, il consumo del suolo. Il consumo di suolo è importante, ma secondo me mentre il suolo diminuisce aumentano le sole. Allora se ognuno di noi pensa a quante sole ha ricevuto in quest'ultimo anno,
Allora, alzi la mano chi quest'anno ha ricevuto una sola, almeno una sola, è semplice. Nessuno. Non siate, non vi vergognate, succede, umano, anche di qua, fate finta di niente, alzate la mano, perfetto. Allora adesso moltiplicate per la vostra vita il numero di queste sole e viene fuori un numero impressionante. Ecco, questo era il primo dato. Il secondo dato riguarda come trattiamo la fauna selvatica in questo paese, che per fortuna ancora, diciamo, è patrimonio indisponibile della nazione. Voglio ricordare, da un punto di vista costituzionale, si caccia in deroga nel nostro paese, in realtà è qualche cosa per cui le regioni fanno molto di più di quello che dovrebbero fare, ma ieri abbiamo visto, in questi giorni abbiamo visto che lupi e orsi, che sono il residuo della nostra fauna selvatica originaria, vengono maltrattati, non vengono preservati nel loro habitat come si vorrebbe, e ci si comporta, diciamo, in maniera decisamente sconsiderata anche per quello che riguarda la caccia. Ogni anno in questo paese le prede, chiamiamole così dal punto di vista dei cacciatori, sono alcuni milioni, se non decine di milioni, di uccelli e di altri animali che vengono sostanzialmente sottratti al godimento collettivo. E io direi anche che se a qualcuno venisse in mente che gli uccelli privi di vita in Italia sono molti di più, si prega a astenersi, perché è una battuta veramente molto, veramente, molto volgare, della quale faremmo sinceramente a meno. Grazie. Poi un altro problema è che pure non ci sembra di avere sotto gli occhi, è quello dell'aver raschiato fino in fondo la catena alimentare, a partire dal pesce, per esempio. L'overfishing, come si chiama, cioè il sovrasfruttamento della risorsa ittica, noi non la vediamo bene perché nel piatto il pesce ce l'abbiamo. Il problema è che ci sono molti più pesci nei piatti che non in mare, cioè dove dovrebbero stare. Pensa che se tutti i cinesi, che sono tantissimi, 1.300.000.000, volessero mangiare il pesce che mangiano i giapponesi, che ne mangiano tanto e non si vede perché no, già oggi solo per i cinesi ci vorrebbero 100 milioni di pescato, di tonnellate di pescato all'anno, ma al mondo se ne pescano quasi 130, dunque sarebbe impossibile, cioè a dire che noi non vediamo ancora la fine delle risorse perché qualcuno a queste risorse non ha accesso per niente. E io vorrei anche aggiungere che vengono buttate nel mare talmente tante lenze, chilometri, milioni di chilometri di lenze, che se le svolgessimo, ci facessimo un unico filo, si potrebbe circumnavigare la Terra 550 volte. Allora io ho un grande progetto: prendere questo filo, questa lenza, e fare un bellissimo canale di comunicazione fra noi e Marte, così evitiamo di rompere i zebedei ai poveri saraghi, ai cefali e alle sogliole. Poi abbiamo altri due punti da guardare. Uno è il cambiamento climatico, ne abbiamo parlato tante volte. Noi sentiamo queste giornate più calde, ci sembra che faccia più caldo, ma non è la nostra sensazione quella che deve contare. Quello che deve contare sono i dati. I dati lo vediamo nella stima delle temperature, nella media climatica che viene appunto prevista sul lungo periodo, ma lo vediamo anche su dei fatti concreti che non si possono disconoscere. Per esempio quello di misurare quanti ghiacciai perdiamo nell'arco alpino, per dirne una, ma poi tutto il mondo, durante l'anno. Io personalmente ho visitato più volte i ghiacciai più grandi d'Italia, quello dei Forni allo Servio e quello della vedetta del Mandrone all'Adamello, e quello che si vede è che questo ghiacciaio perde qualcosa come 10-15 metri all'anno, fatta la sua misura in tempi uguali, naturalmente, cioè alla fine della stagione estiva, quando il ghiacciaio è al minimo. Questo è veramente un dramma, perché tutta questa fusione di ghiacci poi ci priverà di una riserva di acqua dolce, innalzerà il livello dei mari e può avere effetti anche sulla interruzione delle correnti oceaniche. Dunque il ghiacciaio del Mandrone ti dice proprio come stanno le cose. Consentimi di dire che il ghiacciaio del Mandrone diminuisce, mentre invece prolifera il quartiere del Mandrione, che ha visto protagonisti la Banda della Magliana, quindi Erfreddo, Erbucia, Ercipolla, Ercarò, e chi più ne ha più ne metta. Prolifera il Mandrione e invece va indietro il Mandrone. E l'ultima è quella che riguarda lo stato dei nostri fiumi, no? Quando si parla delle isole di plastica, questa plastica da qualche parte arriva sostanzialmente ai fiumi. Adesso ci sono dei nuovi studi che ci dicono come questa plastica già nei fiumi si corrompe in parte, per poi finire a creare queste microparticelle che formano questi zupponi di plastica, che sarebbero meglio chiamare così, non sono delle vere e proprie isole, non ci si può camminare, sono però delle specie di minestroni con dentro tutta questa roba. Ma i fiumi italiani sono molto maltrattati. Normalmente noi li usiamo come un posto per buttare le cose, oppure li temiamo quando alluvionano. Pensate che solo a Genova ci sono 54 km di fiumi sotto la città. Ora, è vero che sono figli di un altro periodo, ma sono pericolosissimi.
molti fiumi italiani sono tombati sotto la città. Napoli non ha un fiume? Ce l'ha, il Sebeto, però sta sottoterra, nessuno lo vede più. Palermo non aveva un fiume, i greci costruivano senza pensarci? No, c'erano. Il Papireto e il Chemonia, che però non vediamo più. Così Bologna, Cialaposa e tanti altri posti in Italia hanno visto scomparire i propri fiumi. Questo è un guaio, perdiamo di naturalità. Quando a Roma si sono fatti grandi muraglioni per evitare l'alluvione, il fine naturalmente era giusto, però noi un po' l'abbiamo perduto quel rapporto col fiume, no? Precipitato in fondo a questi muraglioni di pietra, è come se lo trascurassimo, invece quei fiumi erano i padri delle nostre civiltà, dunque dovremmo recuperare, come si fa nel resto d'Europa, una maggiore naturalità del fiume, ritornare a vivere con il fiume. Naturalmente prima bisognerebbe pulirlo un po', insomma, sì, e starci più attenti. Bisognerebbe pulirlo. Allora cosa succede? Che quindi la terra a volte viene ingoiata, come un po' è successo per gli abitanti della Balduina, nel qual caso a via Livio Andronico, che si sono visti sottrarre proprio il suolo, che a un certo punto è stato ingoiato. Chi è stato a ingoiare sto suolo? Nettuno, impotibile, qualcuno dovrà pure essere rettato. E dopo questa mia intelligentissima chiosa voglio ringraziare No, perché c'è un'altra cosa. Noi abbiamo molta paura di alcune di alcuni eventi, no? Ci fa paura il vulcano, ci fa paura il terremoto, ci fa paura l'alluvione. Qualche misura è ragionevole, ma basterebbe spostarsi o costruire meglio per non averla quella paura lì. Mentre invece non temiamo il cambiamento climatico, la fine delle risorse, l'impoverimento della ricchezza della vita. Perché non ci fanno paura questi temi e ci fanno paura quegli altri? Perché noi uomini siamo fatti così. Buono un attimo, siamo fatti così. Abbiamo paura dello squalo. Lo squalo, ma andiamo gli fuori squali, tema. No, squalo. Andiamo, ti spiego perché. Gli squali al mondo ammazzano 5-6 persone all'anno, poverini, mi dispiace moltissimo, ma non una grande quantità. Noi li temiamo, proprio ne abbiamo una paura folle. Le noci di cocco, negli stessi posti dove noci ci sono gli squali, ammazzano qualcosa come 120 persone all'anno. È più pericolosa la noce di cocco che non lo squalo, ma noi temiamo di più lo squalo. La noce di cocco non ci fa paura. Hai mai visto un regista che si occupa, ha fatto il film Lo Squalo, che si mette a fare il film Il Ritorno della Noce di Cocco Assassina? Non l'abbiamo mai sentito. Che Spielberg ha fatto un film Kubrick nemmeno, non ha fatto tempo, ma Lars von Trier neanche. Brian De Palma pure lo poteva fare con quel cognome, un film sulla noce di cocco, nemmeno lui l'ha potuto fare. Quindi il problema è proprio questo, noi non siamo attenti alle cose di cui dovremmo avere paura. Ma ce l'avrei altre da dire, però vabbè, un'altra volta. Ringraziamo il professor Mario Tozzi per l'intervento. Grazie. Grazie, a più tardi. Grazie a Tozzi e Max. Allora adesso inviterei la sindaca a fare un saluto. E poi dare la parola al conduttore. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, salve. Allora, buongiorno a tutti. Sono orgogliosa di essere qui per la seconda volta, per me, perché questo evento aiuta non solo quelli che sono qui, ma aiuta anche quelli che non lo sanno, perché tutte le persone che si impegnano sui temi che riguardano il clima stanno facendo qualcosa per la terra, per tutti noi. Quindi è bellissimo sapere che c'è un popolo, come stavamo dicendo prima, un popolo che inizia a prendersi cura della nostra casa terra. E questo popolo mi sembra che cresca di giorno in giorno. Quindi per me è veramente un orgoglio poter ospitare questo evento e vedere come ogni anno c'è sempre più attenzione e c'è sempre più partecipazione. Vuol dire che piano piano le cose stanno iniziando a cambiare e abbiamo sempre più la possibilità di essere protagonisti di questo cambiamento, di non subire le conseguenze del cambiamento climatico, che peraltro in gran parte dipendono dalla nostra attività, da un'attività antropica sbagliata. Quindi stiamo iniziando a invertire la rotta già con eventi come questo. Allora io devo per prima cosa ringraziare e salutare il presidente di Air Day Italia, che sta organizzando e che organizza questo evento, Pierluigi Sassi. Ringrazio e saluto il ministro Galletti, che è qui con noi e che quindi attesta quanto l'agenda 2030 sia importante per il nostro paese. E quindi grazie. Ringrazio Enrico Giovannini, portavoce ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ringrazio Marco Frittella, giornalista RAI, che ci aiuta e che vi aiuta e conduce
durante questo incontro e ringrazio e saluto, oltre a tutti i presenti, la presidente del Garbage Patch State Italia, che ho avuto piacere di conoscere e con la quale stiamo iniziando ad avviare una bella collaborazione, Maria Cristina Finucci, che poi vi racconterà che oltre agli stati che conosciamo ce n'è un altro fatto di plastica che purtroppo abbiamo creato noi e che galleggia nei nostri mari. Allora io devo dire che Roma in questa lotta contro il cambiamento climatico è in prima linea. Il Comune di Roma fa parte del C40, che è questa associazione mondiale delle grandi città, ormai in realtà siamo 92, che si impegnano attraverso azioni concrete a ridurre le emissioni clima alteranti e a intraprendere politiche di riduzione delle emissioni e di politiche che vanno nel senso della sostenibilità. Noi a Roma Capitale stiamo scrivendo il PAESC, che è il programma per le azioni sostenibili e per il clima, e queste azioni riguardano tutta una serie di attività, dalla mobilità sostenibile a una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Noi l'anno scorso abbiamo adottato il piano e la strategia per i rifiuti, che abbiamo iniziato a chiamare materiali post-consumo. Già iniziare a capire che il rifiuto può essere completamente riutilizzato e quindi diventare quella che in gergo viene chiamata una materia prima seconda, ci fa capire quanto sino ad oggi la produzione, l'idea di produzione industriale sia stata sbagliata. Perché se noi produciamo beni il cui ultimo fine è andare in discarica o all'inceneritore o buttati da qualche parte, capiamo che quella è una produzione morta. È una produzione che non serve a nessuno. Pensiamo ai chili di imballaggi ogni volta che compriamo un prodotto. Allora c'è tutta ormai un filone, c'è tutto un filone della ricerca che sta, come dire, si sta ingrossando e si sta implementando sempre più, che fa capire come quasi ogni materiale possa essere smembrato e riutilizzato, riciclato oppure riutilizzato. Allora noi dobbiamo, e questo mi riferisco anche al ministro che è qui presente, ma credo che lui lo sappia molto bene, noi dobbiamo piano piano iniziare a orientare la nostra produzione industriale in un senso che consenta a ogni prodotto di rientrare alla fine del proprio ciclo vitale, di rientrare all'interno di una catena produttiva, quindi possa essere parte di una nuova vita, in modo tale da ridurre i rifiuti. Questo è il primo obiettivo che noi dobbiamo porci, perché quando arriviamo al riciclo oppure arriviamo a capire cosa dobbiamo fare con un prodotto, se mandarlo ovviamente agli inceneritori, e secondo noi quella è la soluzione assolutamente sbagliata, se mandarlo in discarica e anche l'Europa ci dice che quella è la soluzione sbagliata, o se avviarlo al riciclo, ecco, quello è già qualcosa che arriva dopo. Noi dobbiamo iniziare dalla produzione. La produzione deve essere orientata a produrre meno scarti possibile, meno imballaggi possibile, a fare tutto con beni che possono essere completamente riutilizzati. Noi questo piano lo abbiamo approvato già l'anno scorso e stiamo iniziando a orientare il ciclo dei rifiuti di Roma verso quella che viene definita l'economia circolare, ossia quella branca dell'economia nella quale tutto dell'economia produttiva, nella quale tutto entra all'interno di un ciclo, una sorta di spirale infinita virtuosa. Questo credo sia l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Allo stesso tempo stiamo cercando di orientare anche la mobilità di Roma, che è uno dei principali responsabili delle emissioni dei gas nocivi, nel senso della mobilità sostenibile. Questo vuol dire iniziare per esempio a stabilire degli obiettivi. Noi nel 2024 abbiamo previsto che all'interno del centro storico di Roma non dovranno più circolare veicoli diesel. Chiaramente ci sarà una sorta di progressione per arrivare nel 2024 preparati, ma piano piano dobbiamo iniziare a sostituire tutte le nostre flotte, sia di veicoli privati che di veicoli pubblici, con veicoli non inquinanti. In questo senso l'elettrico può darci una mano. Stiamo cercando di creare una rete di piste ciclabili. Perché? Perché molte persone possono spostarsi attraverso un mezzo dolce non inquinante, qual è quello della bicicletta, e dobbiamo cercare di favorire questi spostamenti per evitare che le persone abbiano anche paura di andare per strada, perché lo capisco, benché la strada sia di tutti, non tutte le persone hanno piacere di circolare a fianco
alle automobili. Quindi stiamo cercando piano piano di ricostruire una città che sia più rispettosa delle persone e dell'ambiente. Allora, eventi come questo fanno capire che questi obiettivi in realtà iniziano ad essere posti al centro dell'agenda politica di tanti soggetti, non solo delle istituzioni che sono qui, di tanti soggetti, e questo ci dà la concreta speranza e ci fa toccare con mano quanto ormai questi obiettivi siano davvero alla portata di tutti. Io quindi, ripeto, sono estremamente contenta di poter ospitare all'interno di questa villa questo evento così importante. Vi auguro di continuare i vostri lavori nel modo più proficuo possibile. Come sapete, oggi per Roma è anche una giornata importante, perché stiamo celebrando con 3 giorni di festa il Natale di Roma. Siamo al 2771esimo anno dalla sua fondazione, e quindi non potrò rimanere con voi per tutto il tempo, perché ho altri eventi nei quali portare il saluto della città. E sarà per noi estremamente interessante raccogliere poi tutte le riflessioni che questo evento e questo incontro produrranno. Grazie ancora. Grazie. Tra l'altro siamo in platina. Grazie sindaco. Allora, io ricordo che questa organizzazione di questo straordinario impegno, diciamo, è opera di Earth Day Italia, ma anche e soprattutto direi del Movimento dei Focolari, che ci accompagna ormai da 3 anni dalla straordinaria visita di Papa Francesco. Ecco, io do la parola a Marco Frittella. Grazie. Grazie, grazie. Allora cominciamo questo nostro dibattito, questo nostro confronto. Avete già, Pierluigi ha detto che noi oggi ci confrontiamo sull'area tematica centrale dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030, e cioè l'area P come planet, e vogliamo anche mettere a fuoco con le persone, i protagonisti di questo dibattito che adesso fra un istante vi presenterò, la dinamica tra la tutela ambientale e lo sviluppo, che deve essere uno sviluppo sostenibile, termini che fin troppo sono stati considerati antitetici e che invece oggi si cerca di coniugare. Prima di presentarvi però i protagonisti del dibattito, vi dico che mentre noi parliamo, David De Angelis, che è in arte Gofi, che è uno street artist, sta, come vedete laggiù in quell'angolo lì, dipingendo su un pallet, così come ha già dipinto quest'altro quadro su pallet che vedete alla mia destra. E mentre noi discutiamo, lui continua a lavorare. Ti presento i protagonisti del dibattito: il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, già più volte evocato, l'ingegner Paolo Tomasi, presidente del CONOU, che è il Consorzio Nazionale per la Gestione, la Raccolta e il Trattamento degli Oli Usati, il professor Enrico Giovannini, professore e portavoce dell'ASVIS, cioè l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, coorganizzatrice di questa manifestazione, alla mia sinistra Tomasi Insua, che è direttore del Movimento Globale Cattolico per il Clima, il professore Riccardo Valentini, che è membro del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, e infine il vice direttore di Repubblica, Sergio Rizzo, che ci parlerà di una iniziativa molto importante del suo giornale a proposito proprio delle tematiche di cui parliamo questa mattina. E allora cominciamo subito dall'agenda 2030 e cominciamo con il ministro, entriamo subito nell'argomento fondamentale. Ministro Galletti, è finita una legislatura, ne sta cominciando un'altra, finita la legislatura, anche per me cominciata un'altra, quali obiettivi l'Italia ha raggiunto sul piano della green economy, quali invece sono stati mancati e dunque sono materia di lavoro per il futuro. Intanto anch'io voglio ringraziare Pierluigi, Enrico, il Movimento dei Focolarini per l'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Io li ho seguiti molto in questo percorso, perché più ne parliamo di questo problema
di questo tema e più la cultura ambientale nel paese sale. Io in questi anni ho assistito a una trasformazione radicale del tema dell'ambiente. Io ricordo che quando arrivai anni fa il tema ambientale era veramente anche a livello governativo relegato ad una piccola parte. Grazie non certo a me, ma agli eventi che si sono susseguiti in questi anni, il tema ambientale oggi è diventato prioritario nelle politiche di tutti i governi europei e di tutti i governi probabilmente del mondo. Ci sono stati eventi importantissimi, dalla Laudato Si all'approvazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, all'accordo di Parigi, che hanno trasformato il mondo. Noi ci dobbiamo rendere conto di questo. Oggi le politiche ambientali non rappresentano più politiche solo di tutela del territorio, del mare, dell'inquinamento. Rappresentano vere e proprie politiche di sviluppo. Sviluppo, cioè qui abbiamo per la prima volta un'alternativa a quel dilemma che ci siamo sempre posti, no? Che era da una parte la decrescita felice e dall'altra parte lo sviluppo selvaggio. Questi obiettivi ci indicano che c'è una terza via, c'è lo sviluppo sostenibile. Allora non dobbiamo andare né nella decrescita felice, ma neanche comportarci come ci siamo comportati fino ad oggi. Abbiamo la terza strada, dobbiamo inventarcela, è una strada difficile, sicuramente, dobbiamo iniziare oggi, perché la pena non è solo quella di rovinare il nostro pianeta, ma per i paesi e i governi che non lo capiscono oggi, la pena è quella di non essere concorrenziali nel nuovo mondo, nella nuova economia. Quindi la sfida è doppia, è ambientale, ripeto, e di sviluppo economico per il paese. Che cosa abbiamo fatto noi? Allora, noi partiamo da una posizione buona, perché nonostante amiamo tanto parlare male del nostro paese, poi alla fine qualcosa invece siamo capaci di fare, no? Se penso ai target che ci eravamo dati al 2020 ambientali in termini di energia rinnovabile, noi li abbiamo raggiunti nel 2017, quindi con anni di anticipo. Ci è costato molto, certo, ci è costato molto, però l'abbiamo fatto. Se penso alla raccolta differenziata, possiamo e dobbiamo fare molto di più, lo stiamo facendo. Per fortuna abbiamo avuto il sistema dei consorzi che ci ha permesso oggi di ottenere delle percentuali di raccolta differenziata che sono sopra la media europea, in certe zone d'Italia abbondantemente sopra la media europea. Quindi io sono contento di quello che stiamo facendo. Adesso dobbiamo fare il salto di qualità, che è quello che dicevo prima. E come l'abbiamo fatto? Dopo Enrico su questo sarà forse più preciso di me, anche perché poi il tempo l'ho già utilizzato tutto. Quindi abbiamo introdotto i BES, che sono degli indici di economia sostenibile. Che cosa vuole dire? Vuole dire che non misureremo più solo il PIL in base alla produzione. Perché se io produco utilizzando molte materie prime e producendo molti rifiuti, creando diseguaglianza, perché gli obiettivi di sviluppo sostenibile non ci parlano solo di ambiente, ci parlano di povertà, di diseguaglianza, di pace. Cioè i BES misureranno non solo la quantità di crescita, ma il modo in cui sto crescendo, Ministro, e l'impatto che hanno sui 17 obiettivi di economia. Fermiamoci qui per un istante, perché andiamo a vedere un esempio virtuoso. Una cosa forse non clamorosa, nel senso che non è di pubblico dominio più di tanto, ma che invece è di estrema importanza, anzi è un'eccellenza italiana nostra, diciamo, che è quello della raccolta, del riciclo degli oli usati, di cui voi siete i protagonisti, ingegner Tomasi. Addirittura voi riciclate, certo, il 99%, se non sbaglio. Ma noi siamo arrivati veramente a raccogliere tantissimo e a trasformare tutto, quindi diciamo siamo un esempio di economia circolare, antesignani di questo, di quando in pratica questa parola non si sapeva nemmeno che cosa volesse dire. Direi che è un attestato che ci è stato dato anche a livello di comunità europea e ci fa molto piacere, ma siamo stati agevolati nel nostro percorso da una formazione in questo senso che un po' tutta l'Italia aveva. Siamo partiti in pratica da un regio decreto del 1940, quando si imponeva proprio per mancanza di materie prime la raccolta,
e gradualmente intorno a questo si è formata un'industria che è sempre più diventata migliore, ha fatto investimenti, si è riqualificata. In pratica oggi il nostro sistema non solo raccoglie il 99,9% dell'olio usato raccoglibile, ma lo trasforma tutto e non lo brucia, ma lo riproduce in termini di nuovo lubrificante che può essere riutilizzato. In pratica pochi lo sanno, ma il 30% delle nostre macchine viene alimentato da prodotto lubrificante rigenerato. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo evitato importazioni di greggio, vuol dire che abbiamo risparmiato suolo, vuol dire che abbiamo risparmiato emissioni di CO2, insomma un percorso veramente interessante. Poi ce lo spiega bene qual è il valore economico di questa, certo, di questa attività. Solo un istante. Professor Giovannini, diceva il ministro, insomma alla fine noi abbiamo fatto tante cose, stiamo camminando, ci sono esempi virtuosi come questo del CONOU, però il rapporto ASVIS vede luci ed ombre, aree in cui effettivamente un progresso c'è stato, aree in cui invece siamo ancora un po' fermi. Sì, effettivamente purtroppo non siamo su un sentiero di sviluppo sostenibile secondo i 17 obiettivi, lo dice il rapporto del Ministero dell'Ambiente, lo dice il rapporto di questa alleanza che riunisce più di 180 soggetti della società civile, dalle grandi organizzazioni imprenditoriali, ai sindacati, alle università, ai comuni, alle province e così via. Siamo indietro su alcuni fronti, ma sono d'accordo con il Ministro, si sono poste le basi, in particolare per questa legislatura che sta per partire, per un cambiamento di passo. Il Ministro più volte ci siamo trovati e lui ha detto, dice, il mio sogno è di che il Ministero dell'Ambiente sparisca, perché a quel punto tutti i ministeri avranno introiettato le logiche ambientali. Nelle settimane scorse il governo, il Presidente del Consiglio ha approvato una direttiva che porta a Palazzo Chigi, quindi alla Presidenza del Consiglio, il coordinamento delle politiche per i 17 goal. Questo è un passaggio molto importante che apre la strada a quello che abbiamo chiamato il nuovo approccio e soprattutto la possibilità che questa legislatura sia la legislatura dello sviluppo sostenibile. Potrei citare tanti altri casi, in parte li vedrete anche in questi giorni. Un messaggio però è fondamentale: se la politica e i media non fanno il salto di qualità verso l'integrazione nella direzione ricordata dai primi due interventi, cioè che non stiamo parlando solo di protezione dell'ambiente, ma stiamo parlando di sviluppo, opportunità, anche di lavoro e così via, questo salto non passerà. E allora due messaggi qui e concludo. Primo, abbiamo fatto sottoscrivere a quasi tutte le forze politiche, soltanto Lega e Fratelli d'Italia non l'hanno fatto, un appello in 10 punti. Il primo punto è l'inserimento in Costituzione, tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, il principio dello sviluppo sostenibile. L'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Svizzera, l'ha fatto la Norvegia, perché questo vuol dire portare il futuro nella nostra carta fondamentale. Secondo aspetto altrettanto importante è che il mondo economico capisca l'opportunità dell'economia circolare e faccia concretamente delle azioni con dei campioni dello sviluppo sostenibile, che magari nei talk show televisivi o in altre opportunità, quando qualcuno gli chiede ma che ne dice di questo ultimo evento gossip politico, dice no, guardi, il tema non è questo, il tema è quello di cui stiamo parlando oggi. Abbiamo bisogno di campioni in questa direzione e credo che oggi magari sentiremo un'importante decisione magari da parte di un importante player. Sergio Rizzo, diceva il professor Giovannini, ruolo dei media, cosa stanno facendo i media da questo punto di vista? Secondo te, possono seguire questo tipo di esempio virtuoso o no? Se tutte le chiacchiere che sentiamo su questi temi si fossero tradotte in realtà, non avremmo già risolto il problema, diciamo, no? Ecco. Il problema è che noi ci accorgiamo delle cose che non vanno soltanto quando ci sono le tragedie, ci accorgiamo del dissesto idrogeologico quando succede quello che è successo a Livorno o a Genova, allora i giornali scrivono, i giornali raccontano, dopodiché il giorno dopo ci dimentichiamo tutto. Adesso noi vogliamo evitare che si continui su questa strada e abbiamo deciso, cioè Repubblica ha deciso di lanciare una campagna
una campagna per, diciamo, responsabilizzare, ecco, diciamo così, usiamo questo termine, le persone all'uso consapevole della plastica. Allora, la plastica è una cosa che ha cambiato la vita del genere umano, è stato uno degli elementi forse che ha contribuito maggiormente allo sviluppo, che conosciamo, no? Lo sviluppo economico che conosciamo. Però noi non ci stiamo rendendo conto che questo qua sta diventando uno degli elementi forse anche più pericolosi per il genere umano, perché poi qualcuno parlerà anche delle microplastiche che entrano nel circuito alimentare, no? Basta dire che oggi la plastica che c'è in mare è circa, ha una superficie circa 1000 volte superiore a quella della superficie occupata da ogni singolo essere umano, cioè ognuno di noi ha in mare il corrispondente di 1000 volte la superficie che lui occupa sulla terra in plastica. Ecco, qui non si tratta di demonizzare la plastica, intendiamoci, si tratta semplicemente di promuovere una cultura per cui, e qui poi i giornali possono fare molto, ma i giornali arrivano fino a un certo punto, ma il problema è partire ancora da più in basso, per esempio partire dalle scuole, partire dall'istruzione obbligatoria e fondamentale. Allora sì che si può riuscire a dare una coscienza, che poi l'Italia è un microcosmo, diciamo, nel problema generale dell'uso consapevole di questo materiale. Noi abbiamo deciso di partire così, oggi abbiamo fatto una copertina tutta dedicata alla plastica, Un oceano senza plastica è il titolo, no? E noi speriamo davvero che si riesca ad arrivare a questo obiettivo in tempi rapidi. Il problema è che i giornali considerino questo, come fate voi oggi, considerino questo un tema centrale e non residuale, di colore laterale che si mette quando si può, eccetera. Anche perché quando parliamo di sviluppo sostenibile parliamo di un sacco di soldi. Ingegner Tomasi, quanto vale quello che fate voi in termini di riciclaggio? Ma se valorizzassimo la nostra raccolta potremmo dire 3 miliardi di euro risparmiati complessivamente, ma non sono soltanto, capite, questi quelli che... Stiamo parlando solo degli oli. Il vantaggio è ben altro, e cioè quello che abbiamo risparmiato in termini di consumo di materia, quello che abbiamo risparmiato in emissioni, quello che abbiamo risparmiato in acqua, quello che abbiamo risparmiato, si diceva prima, occupazione del territorio, ogni 8 metri quadrati al giorno. Beh, noi abbiamo risparmiato 7500 ettari di terreno non occupato da insediamenti evidentemente industriali attraverso il nostro lavoro. Thomas Insua ci è venuto a raccontare di una iniziativa. Thomas Insua, come vi dicevo prima, è direttore del Movimento Globale Cattolico per il Clima ed è argentino. Una iniziativa che a me colpisce molto, soprattutto per le dimensioni, che per me insospettabili, cioè un disinvestimento nelle fonti di energia fossili da parte di alcuni importanti, ma solo alcuni, organismi cattolici, per un valore stratosferico. Ce lo vuole spiegare che vuol dire? Sì, assolutamente. È un grande onore poter annunciare oggi qua nel Villaggio per la Terra un annuncio a livello globale, che un gruppo di 35 organizzazioni cattoliche hanno deciso di disinvestire dai combustibili fossili. Parte di questo gruppo è il Movimento dei Focolari, che sono coorganizzatori di questa giornata oggi, di questo villaggio. Ci sono altre istituzioni così importanti come Caritas Internationalis, che è un'organizzazione vaticana, e alcune banche tedesche, cattoliche tedesche, che hanno un valore di più di 7 miliardi di euro, e tanti altri istituzioni cattoliche, incluso noi, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima anche. E il messaggio è questo: che dobbiamo finire l'era dei combustibili fossili. Sappiamo che i combustibili fossili sono la principale causa del cambiamento climatico, quindi è inaccettabile continuare a investire in queste aziende che continuano a estrarre i combustibili fossili. Quindi il messaggio è chiaro: come risposta all'enciclica Laudato Si del Papa Francesco,
una forma di metterla in pratica e disinvestire. E non solamente sono queste istituzioni cattoliche, ci sono tantissime altre istituzioni secolari, università, fondi di pensioni, eccetera, eccetera, che stanno facendo lo stesso. Quindi oggi anche noi. Grazie. Professor Valentini, se questa iniziativa si espandesse, visto che in fondo alcune decine di organismi riescono a disinvestire una cifra così colossale, se un'iniziativa del genere si espandesse, cosa accadrebbe? Ma sicuramente è la strada giusta, anzi in realtà io sono un po' preoccupato, perché ne parliamo tutti, siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo agire più velocemente. Il tema vero, noi come comunità scientifica abbiamo questo dovere. Non possiamo nascondere alcune nostre verità, cioè che il picco delle emissioni è ancora davanti a noi, non l'abbiamo ancora invertito, stiamo ancora aumentando le emissioni di carbonica, e il tempo che abbiamo davanti per restringere il riscaldamento globale entro 2 gradi centigradi a fine secolo è ancora troppo breve. Abbiamo 10 anni di tempo, 10-15 anni, per cambiare effettivamente, per invertire e ridurre le emissioni globalmente, cosa che ancora non ci siamo. Quindi la velocità e l'accelerazione dei nostri cambiamenti deve essere, quindi ben venga lo sforzo di tutti, una grande casa, come anche il nostro Papa Francesco cioè tutti insieme dobbiamo agire per questo. E non c'è solo la parte energetica, questo è un discorso importante, c'è un'intera società che deve muoversi verso una decarbonizzazione, che significa anche, per farci un esempio, quello che noi mangiamo, l'agricoltura, ha un importante impatto sulle emissioni, la deforestazione tropicale, i cambiamenti di uso del suolo sono importanti per le emissioni di gas serra, quindi anche quella parte è importante, ma non ultima la disuguaglianza sociale. Non dimentichiamo che il tema della disuguaglianza sociale è un altro elemento importante di cambiamento. Non possiamo cambiare gli stili di vita della società senza coinvolgere tutte le persone in questa battaglia. Non possono essere solo l'elite che fa un discorso, parlavamo con Sergio Rizzo, che lui ricicla gli oli di frittura di casa sua, no? Lo fa in maniera encomiabile. Scusa, se ho detto questo, ho fatto questo gossip, diciamo, scusami. Ma non sono lo fa, quelli del Colau, però. Lo facciamo tutti noi nel nostro piccolo, ma non è questo il modo per cambiare. Dobbiamo spostare masse di persone che oggi non sanno nemmeno cos'è il cambiamento climatico. Andate nelle periferie di Roma e chiedete che cos'è il cambiamento climatico. Questo è un grande sforzo di disuguaglianza sociale, che accesso all'informazione. Il reddito anche è importante per questo, quindi è un problema più complesso, ma dobbiamo farlo velocemente. E Ministro Galletti, il piano energetico nazionale, decarbonizzazione. Sì, allora, io condivido tutti i discorsi che sono stati fatti finora, non vorrei essere stato troppo ottimista all'inizio, cioè io dico noi siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora chilometri, migliaia di chilometri da fare per poter arrivare a quegli obiettivi che noi ci siamo dati. La governance in questo è importantissimo. Io sono molto orgoglioso, Enrico, di lasciare una situazione nel quale noi abbiamo chiaro oggi chi fa cosa, e non è mica piccola cosa, non è mica poco. Oggi noi abbiamo una governance su questi processi che è chiara. Bisogna iniziare a fare le cose che noi abbiamo già scritto e seguirle giorno dopo giorno. Oggi esiste una cabina di regia a Palazzo Chigi. Io sono il primo ministro dell'ambiente che ha dato via una parte importante del proprio ministero, perché credo che il mio ministero non sia in grado di gestire un processo così complesso. Perché io ho bisogno di avere il ministro dei trasporti sostenibili, il ministro dell'agricoltura sostenibile, il ministro delle finanze sostenibile, se no da solo non ce la posso fare. Allora iniziamo da qui. Il primo atto è proprio la strategia energetica nazionale. Per la prima volta la strategia energetica nazionale ha come prima priorità i cambiamenti climatici, cioè gli obiettivi che ci siamo dati a Parigi 2015. 28% di produzione di energia rinnovabile al 2030, 27% di efficienza energetica e meno 40% di emissione CO2. Quindi tutta la strategia energetica nazionale è basata su quello, tanto è vero che lì è scritto, e questo è un grandissimo segnale che noi diamo a tutta Europa, che nel 2025 noi non avremmo più nessuna centrale a carbone operativa in Italia, a dispetto dei tedeschi, di tutta la
di tutta l'Europa dell'Est, della Francia che c'è ancora l'energia nucleare. Noi siamo il primo paese che andrà a energia pulita dal 2020, che produrrà energia pulita dal 2025. Dopodiché dobbiamo agire su tutti gli altri settori, quindi sul settore dei trasporti, sul settore del riscaldamento, e anche lì le politiche sono scritte. Quindi io dico, oggi dobbiamo fare bene quello che ci siamo impegnati a fare. Max Paiella, ci sei? Dove sei? Non ti vedo. È andato a rinfrescarsi. Dove sei, Max Paiella? No, non c'è. Vabbè, andiamo a... No, Posso aggiungere una cosa sola, perché il professore ha detto una cosa verissima. Lo sa perché ho chiamato Paiella? Okay. Perché non è che nel mondo tutti quelli a cui, quando si parla di energia pulita, sono contenti. C'è pure qualcuno a cui viene l'orticaria. È qualcuno molto biondo, vero? Thank you. Thank you. Hey, there is no Max Paiella. I am the President of the United States of America. Mike Pence is Vice President. Mike Pence, io, poco poco. I want to tell you just one thing. Non è vero che io voglio investire ancora sui fossili. Non è vero che io sono un fossile. Non è vero che io non faccio spazio a nuove energie. Io investo sui giovani. Anzi, io i giovani li investo proprio con la mia limousine. Ci passo sopra. Applauso. Cambiamento climatico. Quando on the Trump Tower il climatizzatore è rotto, o cambio con uno nuovo. Questo determination, cambiamento nella climatizzazione of a Trump Tower. Applaudi. Beh, basta. Obiettivo pace e distensione. Io amo la distensione, per questo c'ho grosso arsenale di armi. Sparo tutti i missiloni e tutti distesi. Di più. Di meno, basta. Sulle energie sostenibili, io sostengo che il petrolio non inquina, io sostengo che il carbone migliora l'aria. Tu sostieni qualsiasi bagianata sull'energia, quella si chiama comunque energia sostenibile. L'ha sostenuta tu, che te devo fare? Now, I want to let you, bring me the guitar. I want to left you with the speranza, hope, because we need speranza. I want to left you with a beautiful country song. Do you like the country? Vi piace il country? Cantami il country. Hey, what faccio vedere io? Osteria del Grande Mar. Everybody, crazy, just like the PD. Okay. Osteria del Grande Mar. Chi ha pagato le porno star? Certo io non sono stato, le ha pagate l'avvocato. Give it to me, bionda, give it to me, bionda. Consentimento. Osteria del Broccoletto. La first lady mi dà un bacetto, è tutta una sceneggiata, me darebbe una torturata. Give it to me, bionda, and give it to me, bionda. More sentimental country, more sentimental. Osteria del viaggiatore, tutti col mitragliatore. Tu me spari, io te sparo, famo un sacco di denaro. Give it to me, biondaina, give it to me, bionda. Bravo, Max. Thank you. Have a nice time, have a great day, have a nice time. Bravo, Max.
Io però avrei voglia di tirarti quella parrucca. Sono levata, l'ho levata perché dopo un po' uno non riesce, non ci riesce, poi specialmente Trump. Speriamo che ritrovi il senno, come possiamo dire, quel senno che ha perso, chissà da quanto tempo. Grazie. Grazie Max. Ministro Galletti, stavo facendo un'osservazione su una cosa detta dal professor Valentini. Sì, che è estremamente vero che c'è un ritardo a livello globale, io capisco. Pensate, perché l'accordo di Parigi andrà in vigore nel 2020, quindi noi per adesso ci siamo limitati solo a definire quelle che sono le azioni e stiamo definendo in questi 5 anni i metodi col quale monitoreremo quelle azioni, quindi il processo è lunghissimo, non solo, ma anche se noi facessimo tutte le azioni che ci siamo impegnati a fare a Parigi, rispetto a quello che ci dicono loro, gli scienziati, la temperatura del globo non arriverebbe ai 2 gradi, arriverebbe ancora al 3,7. Quindi l'obiettivo che noi abbiamo raggiunto è scendere dal 5 al 3,7, ma siamo ben lontani da arrivare a quel 2%, anche se facessimo tutto quello che ci siamo impegnati a fare. Questo per dirvi quanto è lunga la strada che abbiamo davanti per un obiettivo piccolo, salvare il pianeta. E adesso introduciamo un po' il tema delle risorse che non sono certo illimitate. Abbiamo un contributo video ed è l'opinione di Emanuele Bonpan, che è un geografo, un giornalista, premio reporter della Terra di Earth Day nel 2015, di cui abbiamo un video prodotto per, in occasione del Festival dei Diritti Umani, che ringraziamo, anzi saluto se è in sala il direttore Danilo De Blasio. Vediamo questo filmato. Siamo di fronte a una crescente domanda d'acqua, innanzitutto perché c'è un aumento di popolazione costante e un aumento dei consumi. Sempre più gente entra nella classe media, sempre più gente consuma carne tutti i giorni, vuole i prodotti che abbiamo in tutte le nostre case, consuma frutta che proviene da lontano, consuma prodotti esotici che spesso hanno un'impronta idrica molto elevata. Dall'altro abbiamo un pianeta che invece offre sempre meno acqua, perché è un pianeta che sta subendo gli effetti del cambiamento climatico, quindi in tante aree si verifica maggiore evotraspirazione, più siccità, quindi nevica di meno, quindi ci sono meno rilascio di acqua durante la stagione primaverile. E inoltre molta dell'acqua di questo pianeta è contaminata. Tantissime falde oggi sono contaminate da sostanze tossiche o in alcuni casi, e qua torna sempre al cambiamento climatico, sono contaminate dal sale, perché con l'innalzamento dei mari spesso si creano dei fenomeni di subsidenza che vanno a salinizzare le falde acquifere. Questo ovviamente, quindi maggiore domanda, minore offerta, le mani più avide corrono per accaparrarsi l'acqua. Beh, le mani più avide sono sempre da chi o ha una ragione politica per controllare le risorse idriche, quindi uno Stato nei confronti di un altro Stato. Tra le ricerche che abbiamo fatto è emerso ad esempio che sempre più istituti finanziari stanno investendo nella commodities legate all'acqua, quindi infrastrutture ma anche fonti. E infine ovviamente il mondo dell'agrobusiness, come dicevamo prima, il land grabbing per fare agricoltura intensiva anche nei paesi in via di sviluppo, prendendo la terra alle popolazioni locali, ha bisogno poi delle fonti idriche ovviamente per crescere questi prodotti alimentari. Professor Giovannini, dovremo sempre più parlare della risorsa acqua. Sì, credo che ne parleremo tra qualche settimana, quando, come previsto, avremo un'altra estate molto torrida in Italia, o comunque molto calda, ma ne parleremo perché tantissimi dei conflitti che vediamo in giro per il mondo sono legati al tentativo di accaparrarsi l'acqua, oggi e in futuro. Da questo punto di vista, come diceva il Ministro prima, abbiamo bisogno di investimenti per accelerare la transizione. Noi sappiamo che sprechiamo tanta acqua, ma sappiamo anche che per esempio in agricoltura le nuove tecnologie ci consentirebbero di fare molto di più con molta meno acqua. In questo senso abbiamo bisogno di investimenti di conoscenza. Quando Rizzo diceva è importante che questi temi siano continuamente presentati, penso in particolare ai giovani,
perché molti giovani stanno andando in agricoltura con un atteggiamento diverso. Ecco, abbiamo bisogno di banche che prestino loro i soldi per fare impianti diversi e così via. In altri paesi siamo un po' più avanti, noi speriamo di accelerare, dobbiamo accelerare. Abbiamo un altro documento video prodotto da Fausto Podavini. Podavini è un fotografo, anche lui è premio reporter per La Terra del 2016, il quale ci racconta che cosa accade nella Omo Valley in Etiopia, dove una gigantesca diga sta creando una serie di problemi veramente seri, per cui ci fa vedere un po' la contraddizione di questo tipo di investimenti. Vediamo questo video di Fausto Podavini. Paese che sta subendo uno dei più grandi e veloci sviluppi economici e industriali di tutta l'Africa. Una delle zone più colpite da questi cambiamenti è la Valle dell'Omo, che attraversata dall'omonimo fiume ha una notevole rilevanza naturalistica e nella quale vivono circa 500.000 persone, tra agricoltori e pastori. Nel 2010 fu annunciato il più grande investimento di tutta l'Africa, la costruzione della diga Gibe 3 sul fiume Omo, un affare da 1.470 milioni di euro. L'entrata in funzione della diga e le nuove piantagioni hanno portato a una riduzione del livello del fiume, una riduzione dell'entità della foresta pluviale ed una perdita di biodiversità, con il rischio di una pesante crisi umanitaria che coinvolge anche il lago Turkana in Kenya. La Valle dell'Omo resterà paradossalmente un bacino di risorse per il resto del mondo, ma non per la propria popolazione. Omo Change, iniziato nel 2011, è un'indagine su come degli investimenti imponenti possono mettere a rischio un equilibrio uomo-natura consolidato in centinaia di anni, modificando aspetti socio-antropologici e socio-economici. Professor Valentini, vorrei che lei commentasse questo filmato. Beh, effettivamente diciamo oggi entriamo dentro il tema delle grandi migrazioni, anche guardando a queste, perché poi queste persone a un certo punto devono trovare un'altra via, no? E li stiamo spingendo anche noi in questo, ma c'è un dato, effettivamente sta nascendo questo tema del climate change e delle migrazioni come un tema, perché i numeri cominciano a far vedere come per esempio nel 2008 profughi, 5 milioni di profughi più o meno si sono mossi nel mondo per motivi di violenza, per motivi di guerra, eccetera, e 20 milioni per scarsità di risorse. Quindi sta quasi triplicando, anche quadruplicando, il movimento dei migranti per motivi di mancanza di risorse, estremi climatici, quindi tifoni, disastri, perché quando c'è un disastro poi non c'è una capacità di recuperare molte situazioni. Quindi questi movimenti ci aspettiamo addirittura nel 2050, probabilmente qualcosa come 150 milioni di persone che si sposteranno dalle aree costiere verso l'interno per l'innalzamento dei mari, sarà un tema quello molto importante, come l'aumento degli estremi, quindi tifoni e insomma tempeste e quant'altro, tropicali in particolare, muoveranno molte persone, parliamo addirittura quasi di 1 miliardo di persone potrebbero essere rifugiati climatici, chiamiamoli così. Poi non è detto che tutti verranno in Europa, voglio dire, sono anche movimenti all'interno dei continenti, e quindi, però questo tema di come noi affrontiamo anche la resilienza e quindi dare strumenti per poter resistere, adattarsi a un cambiamento climatico, e come diceva anche il ministro prima, ci sarà comunque, perché questa è la verità che dobbiamo dire a tutti, noi non è che con l'accordo di Parigi o con qualunque altra cosa ritorneremo al clima preindustriale, cioè non esiste questa storia, noi avremo comunque un riscaldamento climatico che se ci va bene 2 gradi centigradi possiamo solo contenerlo, tanto per fare una piccola notazione, alcuni nostri studi dicono che a 3 gradi e mezzo scompare la Groenlandia, insomma, quindi non siamo, come dire, quando diciamo non riusciamo a raggiungere i 2 gradi, forse siamo sui 3 gradi e mezzo, forse 3 gradi e 2 se ce la facciamo. Cioè, ora non, le nostre previsioni non sono così precise, ma però diciamo che dentro i modelli c'è un'altissima probabilità di 3 gradi e mezzo, significa scomparire la Groenlandia, scompare la foresta amazzonica, cioè stiamo perdendo dei pezzi, no, di pianeta. Quindi quando parliamo di questi numeri dobbiamo stare, ecco, voglio dire,
il tema delle migrazioni, quindi sarà sempre più importante, e dobbiamo dare anche strumenti per adattarci al cambiamento climatico. C'è una, il pensiero corre immediatamente anche alle popolazioni dell'Amazzonia, no? Noi abbiamo adesso un contributo di Nara Barré, che è la prima donna che è diventata coordinatrice generale delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana, che ha rilasciato sempre al Festival dei diritti umani questa testimonianza, che poi voglio commentare con Tommaso. Io vengo dall'Amazzonia brasiliana. Io sono Nara, vengo dall'Amazzonia brasiliana. E dall'Amazzonia, una terra a cui spesso tutti guardano, ma spesso proprio per interessi economici, per espandere l'avidità umana e attaccare quelle che sono le nostre terre. Quindi noi abbiamo una battaglia molto forte per difendere i nostri territori, noi abbiamo un legame molto forte con la terra, noi siamo la foresta, noi lottiamo ogni giorno per preservare la foresta, e noi speriamo che anche voi qui vorrete unirvi a questa lotta. Pensiamo che le conoscenze occidentali con le nostre conoscenze tradizionali insieme possano contribuire molto a migliorare la situazione dei cambiamenti climatici nel nostro pianeta. Io credo che insieme noi possiamo fare un bene molto grande a tutta l'umanità. Voi dovete ricordarvi che rispettare i popoli indigeni, rispettare i nostri diritti, vuol dire rispettare la foresta. Noi soffriamo molta discriminazione, criminalizzazione, ma quello che vogliamo è il bene dell'umanità. Unitevi a noi in questa lotta. Il messaggio che voglio dare a tutti i cittadini è quello di essere meno consumisti, di consumare meno e di consumare meglio. Quindi un altro consiglio che vorrei darvi è quello, nelle città, di imparare a condividere di più, di imparare a stare di più insieme, in comunità. Noi condividiamo sempre e dividiamo sempre quello che abbiamo, quindi meno avarizia, meno desiderio di tenere le cose per sé e più capacità di aprirsi agli altri. Tomas, queste parole così vissute, così sentite, richiamano le parole del Papa, di Papa Francesco, della Laudato Si, questo appello a condividere e a non essere avari, a non essere avidi. Sì, sì, no, quello è il messaggio principale della Laudato Si, e questa immagine dell'Amazzonia e anche dell'Africa, e abbiamo parlato degli altri paesi anche del sud che soffriranno i peggiori impatti del cambiamento climatico, mi fanno pensare in questo di una frase del Papa Francesco, che tutto è collegato, e anche che il Papa ci chiede di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri come un solo grido. Il Papa ci dice, e questa è l'essenza degli SDGs, che questa crisi ecologica è collegata a questa crisi sociale anche, quindi aspetto che possiamo ascoltare questo grido, che è un unico grido, e fare qualcosa. Sergio, non credi che queste cose qui dovrebbero stare di più sui giornali e in televisione? Ma sai, dovrebbero stare più sui giornali, dovrebbero stare di più anche sui siti, perché... Insomma, voglio dire... Noi, i giornali, ormai la carta... no, sta diventando, certo, purtroppo, sì, voglio dire, nell'informazione, ecco, ma forse anche per fortuna, nel senso che consumiamo meno foreste, no? Poi alla fine però oggi l'informazione dispone di strumenti poderosi oggettivamente. Io penso che noi abbiamo, il nostro sito ha una media da 4 a 6 milioni di persone al giorno, no? Quindi pensa quanti soggetti noi riusciremo a raggiungere tutti i giorni. Il problema è quello che devi dare il nostro compito deve essere quello di contribuire a cambiare i comportamenti individuali, perché il punto vero è questo, cioè il cambiamento dell'atteggiamento nei confronti dell'ambiente parte dai comportamenti individuali, così come quando le persone smettono di lasciare la macchina in seconda fila, no? È proprio un problema, come dire, mentale, e il punto vero è rendersi conto di quello che sta accadendo, perché cioè io ogni tanto ripenso a quel film The Day After Tomorrow, no? Allora, che comincia? Quel film comincia perché si ferma la corrente del Golfo, e la corrente del Golfo si sta fermando, cioè sembra una cosa fantascientifica, ma è così. Noi abbiamo pubblicato l'altro giorno un articolo dove raccontiamo di uno studio in cui si dice che la corrente del Golfo si sta piano piano fermando. Questa è una cosa che ha, diciamo, può avere delle conseguenze
catastrofiche per tutto il mondo, perché vuol dire che si raffredda un pezzo, no? Esatto. E quindi diciamo che mentre si scioglie la Groenlandia andiamo verso una piccola glaciazione, no? Subglaciale. Quindi diciamo il problema vero non è soltanto informare del rischio che il pianeta corre, ma anche di cercare di contribuire al cambiamento dei comportamenti individuali. Questa è la missione dei giornali, secondo me. Forse, Ministro, questa è, non dico l'unica, ma insomma la principale battaglia politica che vale la pena di combattere. Giunti a questo punto, se la politica non si occupa fondamentalmente della esistenza, di cosa diavolo si deve occupare? Sì, credo che sia davvero, lo dicevo all'inizio, l'argomento del futuro. Le politiche ambientali impegneranno i governi per i prossimi 50 anni, visto gli obiettivi che ci siamo dati. Però voglio approfittare del fatto che sono ministro per non rispondere alla tua domanda finché posso e fare una considerazione. Ai ministri è permesso tutto, no? Quindi ho ancora poco tempo, quasi voglio usufruire di questa possibilità. Io sto per finire questa legislatura, sono stati 4 anni belli, impegnativi davvero dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del lavoro, tant'è vero che alla fine di questi 4 anni tornerò a fare il mio ex lavoro proprio per prendermi un periodo di decompressione. Vorrei poter anch'io andare un anno in giro per il mondo come fanno alcuni, ma c'ho la famiglia da mantenere, quindi tornerò a fare il lavoro che facevo prima. E l'altro giorno facevo un bilancio, l'insegnamento più importante che mi porto a casa è proprio quello che diceva Tomas prima: in ambiente o si vince tutti o si perde tutti. Qui l'egoismo non vale, ce lo ricorda il Papa quando ci parla dell'ecologia integrale, quando ci parla del debito ambientale. Nessuno pensi in ambiente di salvaguardare il proprio piccolo benessere conquistato con risorse provenienti dall'altra parte del mondo alzando un muro. Può funzionare in tanti casi, in ambiente sta roba qui non funziona. Siamo obbligati ad andare d'accordo tutti, a parlarci, andare avanti insieme, riacquistiamo il dialogo, perché se no quegli obiettivi lì, possiamo fare la governance che vogliamo, investire i 100 miliardi all'anno, ma se non andiamo avanti tutti con la stessa forza, lo stesso obiettivo, noi non coglieremo gli obiettivi che ci siamo dati. Grazie. Professor Giovannini, fare sistema, quindi, lo abbiamo detto, i comportamenti individuali, il complesso delle politiche, cercando di concentrare l'energia di tutti noi su questo problema. Fare sistema è anche, come dire, lo slogan di Obiettivo 2030, di cui adesso vediamo un contributo video e poi ne parliamo. L'Agenda 2030 è stata sottoscritta dai 193 paesi dell'ONU nel 2015 per raggiungere uno sviluppo sostenibile globale. Sono previsti 17 obiettivi con l'impegno concreto di tutti i governi aderenti. Lo scopo è di ridurre le distanze tra i paesi ricchi e quelli poveri, di assicurare una vita dignitosa per tutti. Nessuno deve morire per fame o per mancanza di igiene. Tutti devono avere cure mediche adeguate e istruzione. L'uomo e la donna devono ottenere uguaglianza nel ruolo pubblico e privato. Si devono adottare le misure necessarie per curare il nostro pianeta malato, riducendo drasticamente l'inquinamento e le emissioni causa dei cambiamenti climatici. La terra e il mare sono il nostro unico immenso patrimonio e devono essere in tutti i modi preservati. Entro il 2030 siamo tutti coinvolti per raggiungere il meraviglioso obiettivo di ottenere benessere, ecosostenibilità, ecosolidarietà e pace per il nostro pianeta e per tutti i suoi abitanti, nessuno escluso. Il
professore, forse il rischio vero che si corre di fronte a questo, il rischio vero è lo sgomento, cioè come dire, ma come si fa una cosa così gigantesca? No, chi vuol fare a questo tipo di pericolo di fronte? Questo è assolutamente vero, però se uno scende dai quei 17 obiettivi ai target, trova una grandissima concretezza. E sapete come si fa? Come diceva Rizzo prima, si cambiano i comportamenti da adesso. Noi siamo quasi 200 persone qui. Conoscete questa moneta da 40 centesimi? No? Bene, questo può diventare il vostro impegno quotidiano, perché scaricando la app Share the Meal, ognuno di noi può salvare un bambino al giorno dandogli da mangiare in giro per il mondo. Sarà che ho la mia nipotina qui intorno, quindi sono particolarmente sensibile a questi aspetti, perché ci sono 800 milioni di persone in giro per il mondo che soffrono la fame e 800 milioni di obesi. Quindi noi possiamo da un lato cambiare con i nostri comportamenti quotidiani, ma poi abbiamo bisogno effettivamente di far capire che quell'integrazione dei 17 obiettivi si può raggiungere solo lavorando insieme. La piattaforma che lanciamo oggi, Obiettivo 2030, serve a mettere in connessione le migliaia di iniziative solo in Italia che cercano di occuparsi di educazione, povertà, ambiente e così via. Noi in Italia siamo noti per i mille campanili, cioè ci facciamo sempre un po' la guerra gli uni con gli altri. Bene, io vi posso dire, avendo fatto l'esperienza già del ministro, che quando ho smesso di fare il ministro sono tornato, è vero, a fare il professore universitario, ma ho deciso di dedicare una parte consistente del mio tempo a continuare a lottare su questo, e sono sicuro che il ministro Galletti continuerà a fare così, perché essere insieme è possibile. In 2 anni essere in tutte le scuole, forse Sergio ancora non lo sa, ma il corso e-learning che abbiamo fatto è a disposizione di tutti i docenti italiani gratuitamente sulla piattaforma del MIUR, e tutti possono insegnare alla nuova generazione questi aspetti. 60 università italiane hanno iniziato a cambiare i corsi per la nuova classe dirigente, i nuovi professionisti. Abbiamo il festival che, come vi dicevo, è una grande opportunità, e visto che il nostro conduttore viene dalla RAI, la RAI si è impegnata il 22 maggio a fare una sorta di maratona Teleton, chiamiamola così, senza donazioni, parlando di tutte queste iniziative attraverso tutti i canali televisivi. Repubblica è un altro partner del festival, quindi quel giorno, quei giorni, quei 17 giorni, Repubblica lancerà ai milioni di visitatori del loro sito, e si può continuare così. Dopo 2 anni di esperienza, ve lo posso dire, è impressionante la voglia di aderire a questa agenda, perché ognuno ritrova, come mi ha detto qualcuno, il senso di quello che fa e scopre di poter contribuire. La piattaforma Obiettivo 2030 sarà questa integrazione, sarà questa opportunità, un acceleratore, perché contrariamente a quello che ha detto la sindaca all'inizio, non dobbiamo fare piano piano, come ha detto Valentini, abbiamo dei tempi, dobbiamo fare forte forte, bisogna fare tanto e molto rapidamente, ma si può provare a farlo. Ingegner Tomasi, lei in questo nostro giro rappresenta, come Tomas, come i disinvestitori sul fossile, rappresenta l'esempio virtuoso di quelli che fanno una cosa concreta, diciamo, per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. Certo. E pensate che il mio passato è stato di inquinatore. Lei che viene dal petrolio. Io vengo dal petrolio, per cui sono doppiamente colpevole, però mi sto, diciamo, e sto espiando attraverso un'attività che mi ha portato dei grossi risultati. Ovviamente la sensibilizzazione è al centro della nostra attenzione, tant'è che facciamo delle attività di divulgazione girando per tutta l'Italia con un motorhom, per esempio, in tutte le province italiane, per divulgare un messaggio che non è soltanto legato alla nostra stretta attività, ma è un messaggio ambientale in senso lato. E direi che questo
è un po' quello che poi abbiamo sentito dire un po' da tutti, soltanto attraverso una sensibilizzazione di dettaglio in cui ciascuno si deve sentire responsabilizzato e quindi diciamo cinghia di trasmissione di questo messaggio ambientale che deve raggiungere un po' tutti. In pratica soltanto se ci metteremo in mente che il nostro futuro è legato a quello che riusciamo a fare noi stessi per l'ambiente troveremo una soluzione definita. Evidentemente ciascuno deve fare il suo, abbiamo sentito tante cose oggi tutte quante interessanti, cerchiamo però di metterci qualche cosa in più perché i tempi sono veramente stretti, noi non lo immaginiamo, se pensiamo a un futuro di rinnovabili dobbiamo dire che siamo ancora molto indietro, non solo, ma non so se lo sapete, ma questa ripresa industriale è stata fatta alle spalle del petrolio, cioè più petrolio, è vero meno carbone ma c'è più petrolio, allora se noi dobbiamo pensare a un discorso di decarbonizzazione nel prossimo futuro dobbiamo fare di più e di meglio, come ovviamente abbiamo già sentito dal nostro ministro, col quale c'è stata una bella collaborazione, direi che i nostri consorzi hanno avuto una bella spinta da parte del ministro e speriamo che nel nuovo non ci sia un ritornare indietro, me lo auguro fortemente perché abbiamo bisogno di futuro. Grazie, ci stiamo avviando ormai all'ultima parte di questo nostro dibattito e lo facciamo parlando di questa cosa orribile delle isole di plastica, delle tante isole di plastica che si agitano negli oceani, che hanno una dimensione che non si riesce neanche a pensare che possano essere così gigantesche. Su questo argomento c'è una iniziativa molto interessante e veramente stimolante, che è quella presa da Maria Cristina Finucci, che è la presidente del Garbage Page State, e su questa iniziativa, e tra poco la signora Finucci ci raggiunge, vediamo subito un video. Prego la signora Finucci di raggiungerci qui sul palco, perché intanto ci spiega bene qual è il senso della sua iniziativa, cioè lei ha fondato lo stato dell'isola di plastica, sì, è così? Sì, ha ragione, in genere col microfono viene meglio. Siccome le isole di plastica, le cinque famose isole di plastica che occupano gli oceani per una superficie di 16 milioni di chilometri quadrati sono quasi invisibili, il problema era difficilissimo da comunicare. Allora ho cercato da artista di dare un'immagine a questo problema creando lo stato. Nessuno aveva mai messo ancora la bandiera su queste isole, io l'ho fatto all'UNESCO davanti alla direttrice generale, come avete visto, e ho ufficialmente fondato il Garbage Patch State. E poi ho fatto diverse manifestazioni un po' in tutto il mondo, prima cercando di farmi conoscere dalla gente comune e poi, come avete visto, sono andata a far conoscere questa realtà ai grandi della terra, quindi sono andata al COP21, all'ONU e a Ginevra eccetera. E quindi continuo a essere la rappresentante, io do voce
a tutti questi abitanti di questo stato che non possono parlare, ovviamente perché sono dei pezzi di plastica e per lo più sono invisibili, cerco di dargli voce e di cercare che queste chiazze siano non diventino più grandi, perlomeno se... Ecco, ma lei è qui anche per un atto, diciamo, formalmente significativo, giusto? Certo, lo Stato, il Garbage Patch State, qui firmerà l'adesione all'Agenda 2030. E quindi deve consegnare questo documento. E quindi adesso la firmo. Certo, la firmo davanti a voi e davanti al ministro. Io penso che siccome è presente il ministro dell'ambiente, non può che firmarlo di fronte al ministro dell'ambiente. La leggo? Certo, naturalmente. Glielo leggo io. Allora, in nome del paese che servo, dichiaro che ci impegneremo a lavorare senza respiro per la piena applicazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi. In particolare ci impegniamo da adesso al 2030 per assicurare la protezione duratura del pianeta e delle sue risorse naturali, specialmente acqua, mari ed oceani. Siamo determinati a proteggere il nostro pianeta dal degrado, anche attraverso la produzione e un consumo sostenibili, gestendo in maniera sostenibile le sue risorse naturali e prendendo provvedimenti urgenti sui cambiamenti climatici, in modo che possano essere sostenuti i bisogni delle generazioni di oggi e del futuro. Siamo anche determinati ad intraprendere passi importanti che sono urgenti perché il pianeta si avvia su un cammino di sostenibilità. Perciò la sottoscritta Maria Cristina Finucci, presidente del Garbage Patch State, fondato l'11 aprile del 2013 nel quartier generale dell'UNESCO, con i pieni poteri conferitemi dalla Costituzione del Garbage Patch State, firmo e ratifico la risoluzione numero 70/1, Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015. E può consegnare il documento al... Questa cosa è geniale. Ringraziare Cristina perché aveva una conoscenza molto storica. Questo rappresenta tutta la genialità italiana, devo dire, e averla portata in tutto il mondo ha rafforzato anche quelli che sono gli sforzi e la leadership del nostro paese del tema della plastica mare. Quindi non è solo uno scherzo, è un modo per porre questo tema all'ordine del giorno di tutti i paesi del mondo, e credo che questo sia un fattore che va riconosciuto a Cristina, e lo fa con una genialità tutta italiana, quindi doppiamente grazie, grazie Cristina. Grazie. Credo sia il primo Stato che cerchi, viene costituito per dissolversi, con la speranza di dissolversi. Controfirma il ministro. Max, la bandierina la prendo io, grazie. Sì. Max, vieni. Eccomi. Qui, prima di salutarci, prima di fare un rapidissimo giro, poi voglio dare la parola anche a Roberto Natale che ci parlerà dell'impegno della RAI su questo argomento, però adesso tocca a te. Allora, io ho una piccola canzone, si parla di isole, quindi questa, diciamo che a tutti gli effetti è un'isola... È un'isola che non c'è, ma c'è.
E quindi diciamo che ho fatto questa riflessione in musica. Seconda busta a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al cestino. Nell'oceano la trovi perché è di plastica l'isola che non c'è. E proprio questo ti sembrerà strano, è il poliestere che ti ha un po' preso la mano. E chi è saggio e chi è maturo lo sa, tutta la plastica da qualche parte deve andare. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E ora sei assai meravigliato su quell'isola di policarbonato. Sono d'accordo con voi, ma che strana una terra fatta in teste di bambole e teflon. Resti di quel Big Jim o di Barbie o di Ken, forse è proprio un'isola in neopren. E non è un'invenzione, ma soltanto un grandissimo zuppone. Non ti puoi sbagliare laggiù, perché se ci caschi non tornerai più su. E la plastica fa il giro fino al Mediterraneo. Non sentirti tapino e reietto con le buste e le bottiglie, questo non ve l'ho detto. Ci faremo un bel ponte sullo stretto. Grazie. Grazie, grazie Max Faiella, grazie. Allora, per gli ultimi minuti, mentre ringrazio Silvia Costa, parlamentare europea, per essere stata qui al dibattito, e sappiamo tutti quanto è importante il contributo del Parlamento europeo su questo piano, prego Roberto Natale di venire qui a dirci, se troviamo, ecco, sul microfono, l'impegno della televisione pubblica su questo fronte. So di essere uno degli ultimi ostacoli tra voi e il pranzo e ne terrò conto. Allora, sei un giornalista, quindi il dote della sintesi. Spero che in questi giorni abbiate potuto rendervi conto del modo attento, credo, in cui la RAI sta seguendo questi giorni, la giornata per la terra, non solo nell'informazione ma in tutti i settori della produzione RAI. Sentire Max Paiella, le sue canzoni a ruggito del coniglio, è importante almeno quanto un editoriale di Marco Frittella su questi temi, molto perché di questi temi dobbiamo parlare in ogni settore della comunicazione. Aggiungo anche che la RAI non merita per questo un applauso, me lo dico da solo, la RAI se fa questo non fa altro che fare il suo dovere di servizio pubblico, perché se non parliamo di questo non si sa che cosa ci stiamo a fare. E anzi, al riguardo ricordo un impegno, ha ragione signora, 90 euro all'anno e dobbiamo meritarceli, e il contratto di servizio, che è il documento che regola i rapporti tra lo Stato e la RAI in base alla quale si percepisce il canone, da quest'anno è stato siglato, è entrato in vigore a inizio di quest'anno, prevede tra gli obblighi della RAI quello di parlare dell'agenda 2030. Credo che in questo c'entri un po' anche l'azione del professor Giovannini, però vi chiediamo, ricordatelo alla RAI che c'è questo impegno, perché il contratto di servizio è uno di quei documenti che vive se c'è chi ne ricorda la necessità dell'applicazione, altrimenti le uniche polemiche che si faranno sulle carenze della RAI sono quelle che di volta in volta solleva questo o quel partito dicendo di me avete parlato poco, e non può essere. Terza e penultima considerazione, l'impegno della RAI deve essere non solo nel parlare di questi temi, ma nel formare il personale che ne deve parlare. So che il professor Giovannini già ha cominciato ad affrontare questa questione con il vertice RAI, si tratta cioè di fare in modo che gli operatori della RAI acquisiscano maggiori competenze
direi forse non solo della RAI, è un problema dell'informazione tutta, anche dei giornalisti italiani, avendo cura di uscire, lo dico, riprendo un concetto che più di uno ha già espresso qui stamattina, dal pur importantissimo recinto dell'ambientalismo. Non stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando della nostra società nell'accezione più generale, stiamo parlando di politica. Chiudo ricordando un'esperienza, io nella scorsa legislatura ho avuto la felice opportunità di fare il portavoce della Presidente della Camera Laura Boldrini e quindi per dovere di ruolo ho seguito una quantità di convegni che si svolgevano alla Camera. Bene, i convegni organizzati dall'ASVIS, dal professor Giovannini per la presentazione del rapporto sullo sviluppo sostenibile, sono state le cose più politiche sentite in 5 anni a Montecitorio, non perché l'ASVIS venisse con le bandiere di questa o quella forza politica, ma perché mette insieme nell'agenda 2030 tutto quello che riguarda la nostra vita nell'accezione più generale e più individuale. Cos'è questo se non la politica? La cosa che mi ha colpito è che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, diciamo così, le forze politiche non sgomitavano per intervenire a questo genere di convegni, così come del resto, e chiudo su questo, quanti talk show, noi qui abbiamo partecipato stamattina a un bellissimo talk show e ringrazio anche da giornalista Rai il conduttore Marco Frittella oltre che tutti i partecipanti, ma pensiamoci un attimo, nei tanti talk show della TV italiana che vanno in onda con bella frequenza, quanti ne abbiamo visti su questi temi? E perché non si riesce a portare questi temi? E domando, quando si parla di distacco tra cittadini e le istituzioni e tra cittadini e la politica, non sarà anche perché non parliamo di temi, certo, che invece riguardano la vita? Grazie e buon pranzo. Grazie a Roberto Natale che ci ha portato un saluto, ma un saluto pieno di contenuti e non puramente formale. Prima di concludere io vorrei che i protagonisti del nostro dibattito dessero un telegramma finale per salutarci, ma vi ricordo che Gofi, alias Davide De Angelis, là fuori sta dipingendo e quindi adesso che uscirete potrete ammirare la sua opera. Sergio Rizzo, il tuo telegramma. Il mio telegramma è, lo riprendo da Giovannini che diceva che nelle scuole già si può insegnare l'ecologia di fatto, no? Ecco, il problema è passare dal possono al devono, tutto lì. Professor Valentini. Premiamo chi c'ha voglia di fare e mazzoliamo chi invece lavora contro di noi. Questo mi sembra una cosa meravigliosa. Tomas. Il telegramma del Papa Francesco sarebbe: dobbiamo capire il senso d'urgenza che i scienziati ci parlano e che dobbiamo fare questo come una sola famiglia umana, tutti insieme. Grazie Tomas. Professor Giovannini. Normalmente in questi convegni si parte da 3 domande: da dove veniamo, dove andiamo e cosa mangiamo a pranzo. Visto che siamo all'inizio quasi del pranzo, ricordatevi questa donazione perché è uno dei tanti cambiamenti che possono cambiare il nostro atteggiamento, soprattutto per chi è già stato duramente colpito da uno sviluppo insostenibile. Grazie, ingegner Tomasi. In estrema sintesi direi: meno spontaneismo, più programmazione, più obiettivi concreti da traguardare. Grazie, il ministro Galletti. Io direi in fretta e insieme, questi sono i 2 messaggi che vi do. Bisogna fare molto e molto in fretta e soprattutto facendoli insieme, parlandosi l'uno con l'altro, e buon appetito a tutti. E per una volta un po' di ottimismo, insieme e in fretta. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a Max Paiella che ci ha fatto anche riflettere divertendoci e grazie per essere stati qui con noi. L'agenda 2030 è...